rapper Sfera e Basta, tanto amato dai ragazzini, è finito al centro della bufera mediatica, ma aveva ragione lui? Scopriamo i dettagli. Uno dei rapper che in pochissimo tempo è stato in grado di conquistare la scena musicale italiana è proprio lui, Sfera e Basta. Nel corso della sua carriera, infatti, ha sfornato moltissimi successi divenendo una delle icone musicali più apprezzate dai giovanissimi. Nonostante ciò, però, per il cantante non sono mancate le polemiche, come ultimamente, andiamo, però, a spiegarvi nel dettaglio di cosa si tratta davvero. Classe 1992, il trapper chiamato nella vita reale Jonathan Boschetti, si è presentato sin da subito come il re della trap, e ha presentato il suo primo album in collaborazione con Charlie Charles. Nel 2018, proprio con il disco Rockstar, è entrato nella top 100 mondiale della piattaforma streaming Spotify. In molti si chiedono come ha iniziato e noi vi diciamo che ha cominciato a caricare i suoi video sulla piattaforma YouTube tra il 2010 e il 2011. Nel 2019 ha partecipato come giudice nel Talent X Factor. Per molto tempo, il suo nome è stato associato ad una tragedia, avvenuta nella discoteca L'Angelo Azzurro a Corinaldo. Prima del suo arrivo si creò un fuggi-fuggi generale, in quanto una banda di rapinatori che ha utilizzato spray al peperoncino persero la vita 6 persone, una mamma e 6 ragazzi. L'uomo, però, per ricordare questo brutto avvenimento e le vittime si è tatuato delle stelline sul suo corpo. Sfera e Basta nella polemica più totale. Ecco il motivo. Nonostante la gente certe volte si soffermi sulle parole di questi cantanti, nessuno cerca di chiedersi come mai vengano pronunciate e cosa sia realmente successo durante il concerto, tanto da portare un cantante come Sfera e Basta, vicino ai più giovani, a pronunciare delle parole come queste. Per spiegarci meglio, dovremmo spiegarvi di conseguenza cosa è successo durante il concerto che si è tenuto lo scorso anno ma finito virale solo adesso sulla piattaforma TikTok. Il cantante avrebbe pronunciato le seguenti parole. 3 ore per un concerto di un'ora. Mi state facendo perdere tempo *** Vi dovevo far pagare il triplo *** fermando di conseguenza lo show. In una sequenza successiva si vede un gruppetto di ragazzi uscire. Cosa è realmente accaduto? Molti utenti si sono inferociti criticando duramente l'atteggiamento del rapper senza domandarsi il vero motivo per cui lo abbia fatto. Pare che questi ragazzini, successivamente allontanati, da molto tempo non facevano altro che fare una rissa sotto il palco durante il suo concerto. Quindi Sfera ha di conseguenza perso tempo fermando il suo concerto per questo atteggiamento davvero assurdo che si stava consumando sotto il palco.